Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Ultimo aggiornamento, dato che è il 31 di dicembre 2021, per il progetto 21 prodotti nel 2021 da terminare. Il Project Punk ci ha fatto compagnia per tutto il 2021, una volta al mese, spero, se non mi sono dimenticata qualche puntata, ma non credo. Invece nel 2020 mi ero dimenticata qualche puntata, non avevo fatto i 20 prodotti nel 2020, ma avevo fatto i prodotti che utilizzavo nella box di make-up quotidiano che utilizzavo per andare al lavoro tutti i giorni, e là non ero stata proprio continuativa. Invece quest'anno, strano ma vero, non sono una che per 12 mesi riesce a essere costante nei progetti. Devo esserlo anche per le agende. Infatti quest'anno ho ricevuto un'agenda dalla mia migliore amica e spero di non lasciarla impiantata a metà, perché tendo a iniziare bene ma poi a razzolare male, ok? Il video dei 22 prodotti nel 2022 già ve l'ho presentato nel periodo, chiamiamolo di Vlogmas, in realtà è un periodo in cui io vi ho fatto compagnia quasi tutti i giorni, perché ci sono state delle settimane in cui sono stata parecchio assente perché avevo altre vicissitudini che non sto qui a spiegarvi nei dettagli particolari. Oggi ho voglia di fare l'aggiornamento, uno perché è fine mese, due perché penso che siete curiose, non penso che si usi il congiuntivo siate, ma siete curiose perché lo siete e non è un'ipotesi, ok? Quindi siete sicure al 100% di voler sapere che cosa ha combinato la GE in questo mese di dicembre. Butto via questa scatola perché non si può più vedere, è tutta sporca e anche tutta rotta. Dietro di me ho delle borse che prima di andare via a festeggiare Capodanno dal mio ragazzo vado a buttare, perché in camera non me ne faccio niente della monnezza. Ci metto anche questa, ok? Però senza i prodotti, perché quello che ho finito, perché ci sono cose finite, le metterò nel sacchetto dei prodotti di make-up e skincare che ho raccolto in questo mese, e quello che è rimasto lo metto all'interno della box dei prodotti che uso per completare il make-up quotidiano. Sono prodotti che non prenderò subito tra le mani, per alcuni, altri forse sì, perché a gennaio vorrei finirli. Tipo, allora partiamo dalle cose che non ho finito. Non ho finito l'illuminante, il Mary Luminizer di The Balm. Però, se vi faccio vedere a che livello sono, non ho spazio per mettere la confezione, se vi faccio vedere a che livello sono, voi mi direte, ma no, cioè, è finita. No, è che per me non è finita, perché è un prodotto che mi piace e ancora un po' di quantitativo mi è rimasto qui sui bordi. È infimo, è pochissimo rispetto agli 8,5 grammi di prodotto totale che aveva questo prodotto, ma siccome a me piace questo illuminante, tanto piace, e solo avere questa parte ancora da sfruttare, non posso definirlo finito. Capissi fosse un illuminante che non scrive, non pigmenta, lo dico, ciao ragazze, questo è finito, per me non ne voglio più sapere. Anzi, probabilmente l'avrei sgretolato a più non posso, proprio per toglierlo dalle scatole. In realtà a me questo piace molto e non lo considero finito. Spero di riuscire a finirlo a gennaio. E lo alternerò con quello di Dessaem che ho messo per il progetto 22 prodotti nel 2022, ma non prometto niente, ok? Questo però lo voglio finire, perché non voglio tenere in postazione, non voglio tenere in collezione una cosa che è veramente agli sgoccioli, ok? Sì, mi sono fatta male, mi sono tagliata un po' l'unghia. Non l'unghia, il dito, anzi, perché lavoro in un magazzino e quando apri i pacchi, cioè, è mal testa. Tenete poi anche conto che queste unghie le ho fatte il 6 di dicembre, oggi è il 31 e sono già da rifare. Ed è gel, non è semipermanente. Non so che cosa dire, forse probabilmente è proprio il fatto del lavoro che faccio io, che non dovrei stare dietro i pacchi, però
però sono costrette in questo momento a stare dietro ai pacchi, ok? Vichy, questo era un bronzer ricevuto in omaggio con una collaborazione da una farmacia online di Catania. Era ossidata, non riuscivo ad ampliare il buco, gli avevo comunque fatto il buco, l'ho scavato, e questo era un prodotto che vi dicevo che l'avrei considerato finito. Sapete che mi rimangio quello che ho detto il mese o due mesi fa, nel senso che se anche questo lo gratto come sto grattando il Mary Lumanizer, va finito se non nel mese di gennaio, nel mese di febbraio. Ora lo alterno, do più importanza a Top di NYX che ho inserito nel progetto smaltimento che parte da domani, ma i prodotti li userò dal 3 di gennaio quando sarò operativa a lavoro, e questo comunque sarà presente per le prossime settimane in utilizzo. Non lo cestino, non lo lascio finito così, si può fare di meglio, lo voglio completamente vedere bucato, cioè no bucato, lo voglio completamente vedere senza prodotto sulla cialda. Altro prodotto che non ho finito è invece questo ombretto E14 Rose Boise Matte di Yves Rocher, però da come era partito al buco che ho adesso posso ritenermi più che soddisfatta dello smaltimento che ci ho fatto su questo ombretto mono, tenendo conto che sono stata una screanzata io che non l'ho messo tra le mani da gennaio. Questo l'ho preso da luglio, ed era un prodotto che faceva parte del 6x60 dell'anno scorso, 2020 come anno. Se l'avessi preso tra le mani prima, questo l'avrei finito. Prodotto che finirò il prossimo anno, sì, che metterò in mezzo agli ombretti opachi delle palette selezionate per il progetto Pandat Palette, ma che prenderò tra le mani quando di quelle due palette che ho rimango con dei colori che che questo qui potrebbe coprire. Nel senso, adesso prendo la palette, quella di quest'anno che farà parte ancora del progetto per il 2022. Se finisco i rosa, ok, che posso utilizzare nella transition, userò questo. Oppure se finisco il giallino e il marroncino della palette di Fenty, userò questo. Ma non che vada a utilizzare prima questo a scapito delle palette del progetto Pandat Palette. Prima hanno la priorità queste due palette, poi dopo per me avrà priorità questo mono. Sicuramente nel 2022 ci saluterà anche lui. Sarei anche contenta perché dopo anni andrei a finire un mono. Ok? Non vi ho detto all'inizio se sono contenta o non sono contenta. Facciamo le conclusioni finali verso la fine del video. Considero finito, perché non riesco più a temperarla, la matita Jolie Lèvres di Vivien Sabot numero 103. Basta. Matita cal petrolatum, non la comprerò mai, non ne voglio più sapere, è rimasto un mozzicone, non riesco più a temperarla, per me è finita. Ve la consiglio? No. No, ci sono matite migliori. Se andate al Cosmoprof e vi trovate lo stand, se ve la regalano accettatela, ok? Però sempre dipende se vi interessa mettervi il petrolatum sulle labbra o meno. Non sono stata tanto continuativa proprio perché non volevo avere sempre il petrolatum ogni giorno sulle labbra, ma ho dovuto farlo verso la parte finale dell'anno per riuscire a portarvela finita. Quindi un prodotto in meno. E questo andrò a metterlo nel sacchetto dei prodotti finiti. Altro prodotto in meno, il mascara di Alverde, si chiama Big Drama Lashes, al quale ho cambiato il tappo con l'applicatore, si è rinsecchito, 12 ml di prodotto, aveva uno scovolino striper mega gigante che non dava volume, in più mi sporcava ogni volta
l'arcata sopraccigliare era un dramma. Sarà un prodotto naturale, non l'ho visto negli stand in Italia, se lo trovate non prendetelo. Questo l'ho preso in Austria a Innsbruck diversi anni fa, quindi no, assolutamente, anche per lui. In conclusione, questo progetto contava 21 prodotti da finire. È vero che forse ne avevo messi 22, poi dopo un prodotto mi era morto, avevo l'eyeliner coreano, aveva perso le setoline all'interno e l'ho cambiato in corso d'opera con un altro prodotto che non so se era sempre un eyeliner o se ho cambiato con qualcos'altro. Ma se aggiungo i due prodotti che ho finito nel mese di dicembre, rimango solo con 3 prodotti non terminati, vuol dire un 18 prodotti di make-up terminati in un anno completo, solo tenendo questi prodotti senza cambiarli con altri in corso d'opera, perché quelli erano messi all'interno di un'altra scatola e li utilizzavo quando non avevo più referenze similari o che potessero andare bene all'interno di questo progetto. Secondo me è stato un buon progetto, infatti ho deciso di riproporlo per il 2022 perché ho visto che ho diminuito le cose aperte, ok? Ma ho aumentato i prodotti finiti. I 61 prodotti finiti totali di make-up del 2020 li ho superati nel mese di agosto 2021, contando i prodotti che ho finito in quel mese, superati anche di parecchio, perché credo che ad agosto avessi già 67 prodotti terminati. Ora manca settembre, ottobre, novembre e dicembre, 4 mesi. Dicembre è un mese ricco, preparatevi perché ho un sacco di prodotti terminati, ma un sacco, ne ho finiti anche oggi 2, una matita e un correttore, ma ne ho un fracco e mezzo e sono super contenta, non so se arrivo al mio record personale, ma ne ho veramente tanti. Novembre, ottobre, settembre, beh, settembre non era stato malvagio, ottobre forse non tantissimi, novembre siamo nella media mia, però il mese di dicembre ho fatto il boom. Detto questo, che è proprio un altro argomento che non c'entra assolutamente niente con il video, so che mi facevo la conta di far almeno finire 2 prodotti al mese. Conta che riuscivo a starci dietro, conta che qualche volta superavo perché il mese quello dopo, il mese quello prima avevo finito forse un prodotto. Solo il periodo estivo mi ha visto in una situazione critica, soprattutto settembre, forse anche luglio che avevo finito un prodotto, ma lì c'è anche da dire che ho avuto parecchie divergenze, erano iniziate soprattutto lì le divergenze, quelle più pesanti a livello mio personale, che mi ha distaccato da YouTube per un periodo e mi ha distaccato anche un po' dei progetti smaltimento che avevo per concentrarmi sulla mia vita personale. Quando ho ripreso in mano la mia vita personale, allora sono riuscita anche a riprendere in mano tutto il contorno. Se non sono continuativa, perdonatemi, ma tra il gatto che ha vomitato e una chiamata del mio ragazzo, questo video sembra quasi che non sa da fare, ma non ho voglia di rimettermelo a registrare perché perderebbe quella sua enfasi, quella sua naturalezza. Io dico sempre buona la prima e rifaccio una seconda se proprio è venuto malissimo. Qui è ancora accettabile. E stavo dicendo che sì, ho deciso di rifarlo anche per il 2022, questo tipo di progetto smaltimento, perché ho visto dei benefici e posso migliorare, e migliorando aumenterò e migliorerò anche il record di prodotti finiti. È ovvio che non posso ambire a finire 60, 120, 180 e arrivare a 1000 prodotti finiti di make-up, vorrebbe dire finire un prodotto di make-up al giorno, ma aprirlo e finirlo subito non avrebbe alcun senso. A me piace utilizzare le cose, arrivare fino alla fine di quelle cose, ma non sprecarle. L'importante è sicuramente quello, e anche aprirle e non farle andare a male. Sarà difficile perché ho tantissimi prodotti di make-up e truccando solo me stessa
non è poi normale riuscire a finire 20 rossetti in un anno. Se se ne finiscono 5 è già un buon traguardo, ma finire 20 rossetti in un anno vuol dire che si hanno solo quelli, si sono fatti ruotare tutti e poi sono arrivati alla fine uno dietro l'altro. Se ci sono altri discorsi che avevo iniziato, che avevo magari accennato ma che non ho concluso, vi chiedo scusa perché alla fine questi stop per problemi X, problemi Y mi hanno fatto un po' perdere il filo logico dei discorsi che stavo facendo. Vi chiedo scusa di nuovo per questo, però vi aspetto nei commenti se quest'anno avete fatto questo progetto o se avete fatto altre tipologie di progetti che vi ha permesso di capire se sono utili o meno per finire i prodotti di make-up che avete. Se avete la concezione anche di finire prodotti di make-up, perché ci sono persone che mi scrivono: a me dispiace finire un prodotto di make-up. Secondo me sono soldi che, se si spendono, poi dopo vanno anche sfruttati fino alla fine. È inutile comprare per lasciar lì e far andare a male. A quel punto io quei soldi, ma per mio pensiero personale, li andrei a investire ad altro, in altre cose, ok? Ma non per far andare a male il make-up. Sicuramente un progetto annuale è quello che consiglio a chi vuole iniziare a finire prodotti e avere una linea guida, una tempistica, perché fare tanti progetti smaltimento piccoli di breve durata, uno, non vi porta a vedere i risultati belli, consistenti nel breve periodo, e questo vi può portare a demoralizzarvi e ad abbandonare qualsiasi progetto smaltimento vi venga proposto o vi venga in testa. Fatene uno annuale e vedrete che risultati ci sono. Ho finito 18 prodotti. È una cosa, secondo me, fattibile per tutti se ci si trucca tutti i giorni con i prodotti che si seleziona, o selezionate solo quello che è di vostro uso comune, vostro uso abitudinario, e li portate avanti, ok? I progetti di smaltimento più brevi fateli sulle cose più piccole, sui campioncini, su cose monouso, e allora lì forse è più semplice, vi viene anche lo stimolo e la voglia di continuare a smaltire. Ma per il make-up o prodotti con 100, 200, 300 ml di quantitativo, allargate, allungate i tempi, perché solo 2 o 3 mesi vi consiglio no, perché vi demoralizza molto. Oppure prendete cose che sono già vecchie, con buchi o pochissimo quantitativo dentro le boccette, allora si possono finire, ma valutate sempre bene lo stato del prodotto che avete selezionato, se è una cosa fattibile da finire in poco tempo o se ve ne richiede di più di 4-5 mesi. Con questo è tutto, ci vediamo dal prossimo anno con il nuovo progetto smaltimento prodotti e con altri video. Vi mando un bacione, ci vediamo in una prossima traccia, perché non posso essere ridondante sempre con le stesse parole. Buona fine dell'anno e buon inizio.